Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti i miei 203 iscritti del nuovo canale YouTube di Mirti Finance. Mi tremano anche le gambe, sì, perché voi sapete, da tanti anni ho un podcast con 11.000 rotti download, però insomma è diverso dal fare un video, è una sensazione completamente differente. Io vi ringrazio tutti. Voi sapete che dovete sapere che siete giunti a questo canale prevalentemente grazie a una promozione pubblicitaria, dove un video che già si trova sul canale è stato riportato un pochino più ai minimi termini ed era riguardante la creazione di questa divisione all'interno di Mirti Finance che si occuperà di comunicazione ad alta specializzazione, cioè destinata a legali, commercialisti e professionisti in genere, grazie a una nuova figura incontrata lungo il mio percorso di vita, che è un giovane ragazzo e soprattutto non so che si occupa di comunicazione, ma che è un laureato in legge, un dottore in legge, quindi idoneo alle nostre figure. Quello che non vi ho detto, e colgo questa occasione per farlo, è che abbiamo fatto una botta di conti. Diciamo che allo stato attuale dell'arte più di 10 clienti non riusciamo a prendere in carico, qualcuno si è già fatto avanti. Mi pareva corretto dirvelo perché insomma il dono dell'ubiquità o della obliquità, come qualcuno dice, ancora non l'abbiamo trovato, nemmeno su Amazon. L'argomento di oggi riguarda l'assistenza al board, che dai vostri iscritti non è stata ben spiegata, anzi non lo è stata spiegata per niente. Inizialmente la consideravo un'attività non prevalente, invece sta prendendo molto piede, tant'è che ho deciso di ufficializzarla. Cosa succede? O attraverso dei mandati precedenti, o perché ci si conosce accidentalmente nel mondo del lavoro, io vengo spesso chiamata da figure rappresentate da imprenditori che chiedono aiuto, aiuti di svariata natura, finché questa cosa poi prende piede e si diventa dei loro bracci destri. Non dico per forza dei grilli parlanti, però quantomeno un punto di riferimento. Il board è il vertice di una piramide aziendale. Il valore che questa assistenza dà dipende molto dalla struttura e dimensioni dell'azienda a cui ci si rivolge. Direi che la prima domanda che uno potrebbe porsi è: ma io cosa me ne faccio? Ho già i miei collaboratori, pochi o tanti che siano, dei professionisti di riferimento, cosa me ne faccio di una figura aggiuntiva? È molto semplice, partiamo dalle aziende più piccole. Spesso qui abbiamo l'uomo solo, il cosiddetto one man band, e come tutte queste figure è un carico interamente concentrato sulle sue spalle da un punto di vista decisionale, programmatico se ci riesce, perché la quotidianità lo massacra ed è una quotidianità molto operativa. Spesso poi i suoi collaboratori, non che siano incompetenti, me ne guardo bene dal dirlo, però spesso sono multitasking, fanno di tutto un po' e sono ottimi per mantenere lo status quo dell'azienda. Sta di fatto che questa persona è estremamente sola. Talvolta l'azienda è piccola, vorrebbe fare dei passi in avanti, ma questo genere di struttura e di risorse umane non è tarato, non sono tarati per rompere un po' il muro della quotidianità, dell'abbiamo sempre fatto così, oppure devono prendere delle decisioni che hanno voglia di condividere. Alleggerire la propria testa è veramente importante. Nelle aziende grandi, che sono più verticalizzate rispetto alle precedenti, che si dice sono spesso organizzazioni orizzontali, non manca il plotone di dipendenti, quadri, manager, compagnia bella. E qui la domanda che ci siamo posti inizialmente prende un maggior valore, un maggior rilievo. No, anche qui la necessità può esserci. Spesso si viene chiamati inizialmente per delle negoziazioni specifiche, piccoli problemi o grandi problemi da risolvere, ma poi in realtà si instaura un rapporto di enorme fiducia e anche in questo caso
Non è molto differente rispetto all'imprenditore solo che abbiamo analizzato precedentemente. Il carico è, sì, ci sono tante persone, ma è in ogni caso estremamente importante. Poi ci sono molte cose in cui hai voglia di avere una persona al di fuori, senza, che non possa essere oggetto di secondi interessi perché sta al di fuori dell'azienda. Ecco, è bello avere una persona con cui confrontarsi, dargli anche degli obiettivi particolari. Ci sono anche delle cose che fanno bene all'azienda, ma che riescono bene proprio perché svolte all'esterno di essa. Essere anche, per esempio, manager o futuri top manager, sapete, rappresenta una doppia partita a scacchi. Una è la tua personale, una è quella dell'azienda e tante volte avere una tua figura che ti segue, che ti assiste, alla fine fa nascere una collaborazione che non è solo di stampo professionale, ma ti vede coinvolto anche dal punto di vista della cura della persona committente nel suo percorso di carriera. Insomma, non nascondo che qualche volta tiriamo fuori le castagne dal fuoco perché qualche cappellata, qualche manager lo fa, meno si sa in giro meglio è e gli diamo una sistemata. E io sono stracontenta perché comunque chi non sbaglia è colui che non fa niente. Oppure possono nascere anche delle conflittualità in azienda, dei dubbi o anche delle competenze che ti mancano e vuoi avere una dritta o un consiglio. Io ho notato che questi rapporti, come vi spiegavo, nascono piano piano. Talvolta ci siamo già conosciuti grazie a un lavoro svolto insieme e non necessariamente io ero dalla loro parte, magari ero una controparte, però ci si è piaciuti, no? E attenzione, quando dico controparte non è per forza una situazione conflittuale, semplicemente è la parte opposta. Beh. E talvolta attraverso delle presentazioni, degli incontri casuali, inizia con una telefonata, senti, ma cosa ne pensi, cosa faresti? Poi arriva la seconda, di solito comunque la parte attuativa la tengono loro, poi cominciano a dire, ma senti, ma perché non te ne occuperesti tu? Perché sarebbe comunque meglio, io sono già stracarico di lavoro. Ma sì, vediamo, chiaramente voi sapete che io sono famosa per i no, se non sono capace di fare qualcosa state pur tranquilli che non mi prendo la briga di vendermi per quella che non sono, oppure pongo delle riserve. La linea di massima, se si può fare, si fa, e da lì la cosa prende veramente piede finché con molti dei miei clienti è diventato un rapporto continuativo. Ovviamente, essendo a contatto con il board dell'azienda, è straordinariamente importante la non solo fiducia, ma la capacità di riservatezza su cui io oramai credo di aver bisogno di uno psichiatra perché ho una riservatezza che talvolta spaventa anche me. Certo, è anche molto importante la scelta dei clienti, non posso prendere un'azienda che mi vada in conflitto di interessi con un'altra perché non tanto sono dello stesso settore, ma magari sono in diretta concorrenza. E se mi capitano degli incontri di questo tipo che inevitabilmente mi coinvolgono, io rendo subito edotto il mio cliente. Sta di fatto che ti senti molto utile quando fai questo lavoro, va al di là del mandato specifico, senti di essere veramente una stampella importante. Queste sono persone, un po' tutti noi siamo costretti a decidere dalla mattina alla sera anche cose complesse per noi, per i nostri clienti. Ecco, queste sono persone sovraccariche. Ricordatevi, l'azienda è piccola e spesso il sovraccarico è su una persona sola, ma nelle aziende grandi sono tante persone con un grande sovraccarico, non sempre equamente distribuito. E ho notato che il servizio piace molto. Piace molto perché l'obiettivo principale di Mirti Finance, il core business, se vogliamo, è il mergers and acquisition, cioè quindi la compravendita di aziende. Ma come si fa a farlo? Certo, ci vuole una preparazione tecnica, un aggiornamento costante, ma le caratteristiche che rendono vincenti in questa attività sono sicuramente almeno medio-lunga esperienza in situazioni molto differenti, anche per complessità, per la natura delle aziende che hai trattato, una grande capacità negoziale, una capacità trasversale di vedere le cose e analizzare l'azienda che vorresti comprare per il tuo cliente o vorresti vendere. Per il tuo cliente. Non basta la preparazione teorica, credetemi, non basta avere, non so,
un numero infinito di contatti se non li sai usare poco fa. Ecco, però questo poi alla fine, se vogliamo tradurlo in un concetto un po' più riassuntivo, alla fine è una competenza anche di direzione generale. Ecco perché poi i miei clienti trovano questo secondo tipo di assistenza estremamente proficua, perché non è che siamo dei tuttologi, però una cosa è certa, conosciamo un'azienda in tutte le sue sfumature, vista dall'alto, vista dal basso nello specifico comparto, e ne conosciamo poi l'influenza che ogni reparto ha sugli altri. Abbiamo esperienze fuori da quelle quattro mura. Non è detto che siamo sempre le persone giuste, però in gran parte dei casi, insomma, le richieste di aiuto hanno avuto una risposta positiva, no? Poi più conosciamo il cliente, più diventiamo propositivi, cioè non è più un aspettare passivo che il cliente ci chiami e ci sottoponga la questione vera e propria o delle missioni particolari. Più conosciamo poi l'azienda, diventiamo propositivi noi stessi, perché dico noi, perché poi io mi avvalgo anche dell'aiuto, soprattutto dell'aiuto di collaboratori ad alta specializzazione, perché poi capisci dove vogliono andare, cosa fanno, come lo fanno, come potrebbero farlo, e porti loro anche clienti, fornitori, suggerimenti. Ti senti poi alla fine, sì, al fianco di quella persona, di quell'imprenditore, di quel manager, ma poi alla fine ti senti parte dello staff, seppur sotto una veste inusuale, anzi, spesso e volentieri non hai neanche necessità di andare spesso da questi clienti. Perché, anzi, sembra quasi che ti vogliano tenere fuori, ma non è una forma di esclusione, è una forma di tenerti, come dire, in un angolo protetto tutto per loro, no? E questo mi fa anche sorridere talvolta. Ricordatevi che poi, soprattutto nelle grandi aziende, c'è anche un rapporto con i soci, se sei in consiglio d'amministrazione, con gli altri amministratori, con i dirigenti. Le aziende hanno rapporti con pubblica amministrazione, con i dipendenti, enti come i sindacati, con i clienti, con i fornitori, oppure c'è quella fornitura rognosa che vorresti portare a casa quel giusto prezzo, con le giuste condizioni, quindi ti serve una visione non solo negoziale. Può esserci anche una ricerca di mercato per capire se sei sulla strada giusta. Sono migliaia le motivazioni per cui io vengo chiamata. Poi ti affibbiano soprannomi quali Tom Ponzi, perché tante volte c'è un fattore di indagine prima di agire. Ti chiamano Sbroglia Casini, però è molto divertente e vi ripeto, mi dà un enorme senso di utilità. E quindi alla fine ho voluto ufficializzarlo. Concludo questa puntata ricordandovi di una cosa: il potere rende soli e non è un concetto che ho certo inventato io, però sapete che da soli non si va da nessuna parte. Abbiamo due mani, una testa, due gambe, 24 ore, sotto stress, si lavora molto male. E quindi poter scaricare queste cose, avere un proprio grillo parlante aiuta sempre. Chi ha capito questo? Ma concludo anche dicendo, ricordatevi che tutte le volte, vale anche per me, io non faccio eccezione e metto in pratica spesso questa cosa che vado a spiegarvi. Andare sempre di persona, mettiamola così, con in tasca quella tessera del decisore ultimo, finale, non è mai un vantaggio. Sempre meglio mandarci qualcun altro. Maggiore è l'importanza della cosa da affrontare, meglio mandarci qualcun altro. Imparate a, brutto dire, imparate, non è che vi devo insegnare, però ricordatevi sempre che presentarsi con quella carta in tasca, appaga l'ego, ma non appaga il business. È molto più divertente stare dietro le quinte, avere quello spazio di riserva, mandarci qualcuno che possa sempre dire: sa, la decisione non è la mia, farò del mio meglio. E tu puoi cercare indisturbato di, non dico manovrare, ma cercare di influenzare le cose perché vadano come piacerebbe a te.
poterti prendere il tuo tempo. Se invece ti presenti in prima persona, è un attimo farsi mettere con le spalle al muro, perché chi sta di fronte a te sa che la decisione dipende da te. E questo è un'arma da giocare. Spesso abbiamo delle manie di protagonismo, ci piace arrivare e dire: ma io sono il direttore generale, io sono il maggior azionista, io sono. No, il giorno che proprio ci metti la faccia perché la decisione è stata già presa. Apparentemente da altri, ma tutti in realtà sanno che l'hai presa tu, ma ti sei preso il tempo, il silenzio necessario. Si dice anche che i lavori sporchi si fanno fare agli altri, questo lo dico per quelle richieste d'aiuto in condizioni un po' critiche, conflittuali, dove bisogna trovare una mediazione. Ma ricordatevi, anche nelle aziende piccole ci sono queste cose, solo che magari hanno un grado di complicanza più destrutturato, ma per quella persona lì è tanto. Ogni cosa ha la sua proporzione e non si può neanche far troppi confronti. Le aziende piccole tante volte mi chiamano e mi dicono: ma lei mi costerà una fucilata. Voi sapete che per me gratis non funziona. Io faccio qualche pro bono all'anno, ma perché lo reputo opportuno, non per mettermi a posto la coscienza. Dico solo che la paura che spesso le aziende piccole, che ahimè rappresentano la maggior parte delle aziende italiane, sì, teme perché chissà che cosa si aspetta. No, io ho sempre dato una proporzione tra il lavoro che mi viene richiesto, ma anche la forza dell'azienda. Delle mie parcelle non è mai morto nessuno. Quindi state tranquilli che ovviamente se io di fronte a una multinazionale, in base all'incarico, ragiono su un metro, con un metro, con le aziende più piccole ragiono con un altro. Però pensate che quelli che mi danno più casini sono quelle piccole. Quindi state tranquilli e non rinunciate a delle prove. Io non vi sto vendendo niente, chi mi conosce da tanti anni sa che l'ultima cosa che io faccio è vendere. Quello che faccio è condividere con voi un'opportunità di lavoro attraverso degli occhi diversi, che non vanno a stravolgere la loro vita, la vostra vita, ma sicuramente la alleggeriscono. E questo vi permette anche di dare, soprattutto nelle aziende medio-piccole, di dare il via a un concetto di programmazione, di crescita e di crescita dei vostri stessi collaboratori. E vi svegliate la mattina che non siete più da soli e potete cominciare a affrontare i passi che magari così da soli, piccolini, non avete il coraggio di affrontare oppure li affrontate ingaggiando il commercialista. Sapete che io non è che c'è una campagna contro i commercialisti, ma vi continuo a dire, fra un po' farò un corso alla Babel di Urdu accelerato e ve lo dico anche in Urdu: il commercialista non è il vostro manager, non è per forza, anzi di solito non è la figura a cui rivolgersi, ma va ingaggiata o coinvolta nel momento specifico in cui si tocca la sua professione. Quindi voi avete bisogno di consulenti di alto livello. E noi lo siamo. Bene, vi ringrazio, ringrazio nuovamente i nuovi iscritti, sono a vostra disposizione, poi troverete i nostri recapiti, vi invito a vedere anche il sito internet che sistemerò molto presto anche per la versione cellulare che mi sono accorta, è ancora tutto, si è un po' sballato tutto, chiedo venia, so che usate molto il cellulare, guardatemelo cortesemente col computer. Così capite cosa faccio, c'è anche la versione italiana e niente, vi auguro buona settimana e ci vediamo al prossimo video e speriamo che questi giorni della merla, non è che non soffro freddo, ma devo dire, ho trovato tutto questo piuttosto insopportabile, passino in fretta. Va bene? Grazie, un caro saluto. Ciao ciao.